Hello! Come va? Com'è andata? Scommetto che vi siete sbizzarriti un sacco. Allora, intanto bentornati al laboratorio di inglese di STEMLAB e io sono sempre Sergio, non ho cambiato nome nel frattempo. La puntata di oggi è dedicata a My Emotions. My Emotions, cosa saranno mai? Noi in questi giorni stiamo vivendo un sacco di cose nuove, un sacco di cose strane e proviamo un sacco di cose. Ecco, tutte quelle cose che noi proviamo qua dentro sono le nostre emotions. Il primo gioco, che è un pochino più difficile delle altre volte, ma non è impossibile, le vostre maestre vi aiuteranno. Sarà una lista, anche lì, dove saranno scritte delle situazioni, per esempio, quando mi faccio la doccia, quando sorrido, quando mangio gelato, quando gioco ai videogames. E noi accanto a queste cose dobbiamo scrivere le nostre emotions, ovviamente in English. Ma non vi preoccupate, le emotions sono tutte in una piccola lista, sotto l'esercizio. Le emotions sono queste. La prima è happy. Poi c'è... Cos'è questo? Sad. Poi ce n'è un'altra che proviamo spesso, quando per esempio non ci danno qualcosa che vogliamo, che è questa. Angry. E poi invece, quando viviamo qualcosa di molto bello e ci sentiamo sollevati, ci sentiamo così. Calm. E invece quando succede qualcosa di bellissimo che noi non ci aspettavamo e siamo così... Excited! E poi invece quando siamo al ristorante con i nostri genitori, oppure quando stiamo guardando un film noiosissimo, siamo così... Bored! Quando finisce... E questo è il primo gioco. Scrivete le vostre piccole emotions accanto alle situazioni. E poi, novità della puntata, secondo gioco, vi farete dei selfies con delle espressioni. Per esempio, le espressioni sono quattro. Ne ho fatti anche io di selfie, vi faccio vedere. Ho fatto un happy selfie, si vede? Sì. Poi ho fatto un sad selfie. Questo qual è? Angry. E poi il mio preferito di tutti. A crazy selfie. Ma crazy non è solo così. Crazy può essere anche così. Oppure così. Insomma, divertitevi e sbizzarritevi. Potete fare tutti i crazy selfies che volete. Anche tutti i sad, oppure tutti gli happy selfies che volete. O anche un solo selfie. Fate quello che volete, divertitevi, have fun! E al solito, poi potrete prendere queste cose e condividerle con i vostri compagni e con le vostre maestre. Divertitevi tantissimo anche per me. Spero di vederne un paio e di farmi quattro risate anche io. Ok ragazzi, see you next time!